benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, come starete leggendo dal titolo, oggi facciamo un altro try on haul di Fashion Nova, che è il mio periodo del mese preferito quando mi arriva il pacco di Fashion Nova. E questa volta mi hanno chiesto se volevo farvi vedere dei vestiti, perché hanno un sacco di nuovi modelli per qualsiasi occasione, veramente dalla più casual alla più elegante extra, quindi ho scelto un sacco di modelli da consigliarvi per appunto tantissime occasioni. Come sempre vi lascerò giù nell'info box il link ufficiale al sito di Fashion Nova e poi vi scrivo i nomi di tutti i modelli. Se vi interessa qualcuno in particolare vi basterà cliccare sul link e su in alto trovate la barra di ricerca, scrivete il nome del modello e vi esce subito, è facilissimo. Quindi direi bando alle ciance, io qui vicino a me il mega pacco che non vi alzo nemmeno perché è pesantissimo e vado a pescare il primo pezzo. Ho deciso di partire dal più casual, diciamo, e poi andiamo escalando fino al più extra. Quindi partiamo da questo qui che si chiama Giada Satin Mini Dress. Ho preso tutto nella taglia S come sempre. Il primo vestitino è questo qui. Lo so, la stampa è abbastanza extra per essere quello meno extra del video, però lo sapete, i miei gusti sono tutti un po' strani, particolari. L'ho visto, mi piaceva tantissimo per questo periodo che fa ancora tanto tanto caldo e indosso un sacco di vestitini del genere. Ha le bretelline sottili che sono regolabili davanti a questo drappeggio che cade così sullo scollo e poi è un mini dress, quindi va giù così corto, dietro anche la cernierina invisibile. Però da abbinare a questo qui ho scelto anche un paio di accessori, quindi ve li faccio vedere subito così capite l'outfit che avevo in mente. Il primo è questo qui e si chiama Tropical Daydream Head Scarf e non è altro che una bandana. Anche questa qui è in simil seta, satin, esattamente come il vestito, e mi piaceva l'abbinamento colore. So che può sembrare tanta roba perché sono due stampe così belle wow, però non lo so, secondo me i colori ci stavano benissimo e pensavo di utilizzarla da mettere proprio come bandana da legare dietro, oppure magari facendo una coda come oggi e utilizzandola qui sulla coda. Secondo me poteva essere molto molto carino. E ho preso anche un altro accessorio che è questo qui e si chiama Day Trip to Palm Springs Handbag. Ha anche la sua dust bag ed è questa borsina qui, come vedete sempre sui toni dell'arancione per riprendere un po' l'outfit. Mi piaceva tantissimo la forma così squadrata con tutte queste cuciture a quadri e poi ha sia il manico così tutto arricciato arancione che la catenella lunga. Eccola qui tutta spacchettata, la catenella è abbastanza grossa, è piuttosto lunga, ma io in realtà avevo intenzione di portarla più che altro così a mano. Dentro è abbastanza semplice, ha praticamente una cernierina da questo lato e una tasca da quest'altro. E questo outfit l'ho pensato più che altro per un'uscita casual, un aperitivo, un cinema, qualcosa così. Quindi nulla, andiamo a vedere come sta indossato. Il cinema. No, non si dice. E tu il cinema. Così. Ecco qui, babies, il vestitino indossato e ho messo anche la borsettina. Non ho messo la sciarfa perché ho già i capelli fatti e non vorrei rovinarmeli. Però comunque questo qui è il vestito indossato e mi piace tantissimo. Super comodo, super fresco, non segna la pancia dove non voglio che segni, mi piace il décolleté, davvero super carino. Mami? Meraviglioso! Adoro anche la borsa, che ci sta da Dio con il vestito. Sì, perché è arancione. Bellissimo, gli do 5 a tutte e due. 5 anche per me. Passiamo al secondo vestito e questo qui si chiama Make It Work Stripped Mini Dress. Andiamo subito a spacchettare anche lui. Anche questo qui è nella categoria abbastanza casual, anche se l'ho pensato magari per più per la sera, diciamo, con un bel tacco. Ed è questo abito con uno scollo piuttosto profondo, quindi vediamo anche con il mio seno che non è piccolissimo come starà e se sarà tutto sicuro, diciamo.
ha le manichine lunghe, però secondo me verso fine agosto, la sera così, ci può stare, anche perché comunque il materiale mi sembra molto traspirabile. Qui in fondo ha l'elastico e poi va appunto giù corto, anche lui è un mini dress. Dietro ha il bottoncino e ha la schiena, diciamo, semi scoperta, questo spacco sulla schiena, e qui in fondo ha la cernierina invisibile. Nella parte della gonna, tra l'altro, ho notato che ha la fodera dentro, quindi anche se è bianco sono sicura che non sarà trasparente, perciò sicuramente questo è un plus. Quindi andiamo a vedere anche lui come sta indossato. Tenerlo così in mano mi piace un sacco. Allora babies, ecco qui il vestitino indossato e a me piace tantissimo. Innanzitutto, anche se è bianco, non è trasparente. Mi piace anche il fatto che, anche se la scollatura è bella profonda, comunque in realtà non esce fuori nulla, cioè sono proprio sicura di indossarlo. E oltretutto mi piace che la gonna sia tipo a portafoglio, perché nasconde anche un po' la pancetta, che lo sapete che è sempre la mia fissa. E nulla, quindi mi piace tantissimo. Ma io lo adoro. È bellissimo. Ma sai perché lo vedo bene con i tacchi? Ma sai che lo vedo bene anche con le scarpe sportive? Non lo so. Io con i tacchi, decisamente. Sì, ma adoro, io gli do 5. 5. Passiamo, babies, al prossimo pezzo. Questo qui si chiama Tracy Satin Corset Mini Dress. Sapete quanto sono veramente ossessionata dai corsetti, top a corsetto, vestiti a corsetto, quindi quando ho visto questo qui non potevo lasciarlo sul sito. E si tratta di questo vestitino che ha appunto come bustino tipo un corsetto, le coppe sono preformate, leggermente imbottite, dove vedete qui le cuciture a le stecchette che lo tengono bello rigido, le manichine sono in tulle così trasparenti, molto molto carine, e poi va giù in questo modo, anche lui è un vestitino corto. Dietro si lega qui con un fiocchettino, perché così le manichine non cadranno quando vi muovete, e ha la sua cernierina invisibile. E poi ha questo dettaglio in tulle sul davanti che riprende le manichine, con queste due perline, molto molto carino. Comunque andiamo a vedere anche lui come sta indossato. Eccolo qui indossato, babies, e che dire, cioè lo adoro. Mi piace da morire come fa il décolleté, è bello sicuro, anche se mi muovo non esce fuori nulla, anche se, cioè, è bello scollato. Mi piacciono le maniche così in tulle, questo dettaglio qui che mi stavano dicendo che è tipo molto principesco, molto principessa Disney, un po' Belle, ma anche un po' Jasmine con questo dettaglio, lo adoro. Mami? Ah, io lo adoro, bellissimo. Colore anche sul seno mi piace tanto, quel dettaglio lì che cade giù di tulle, gli do 5 io. 5 anche per me questo qui. Ho pescato il prossimo, questo si chiama Alana Velvet Mini Dress. Devo fare una premessa per questo abito, perché innanzitutto fa parte della collezione Nova Lux, che è praticamente la loro collezione, diciamo, premium di Fashion Nova. Le cose costano un pochino di più, quindi non è proprio economicissimo come vestito. Gli altri che vi ho fatto vedere sono più economici, però dovrebbe essere anche la qualità più buona, anche se comunque la qualità base di Fashion Nova, lo sapete, a me piace, indosso sempre i loro capi. Però ecco, questo qui è più, diciamo, più strutturato, è fatto in vellutino, la parte di sopra è a corsetto, infatti ha tutte le stecchette, non so se riuscite a vederlo, e ha le punte qua, che è un dettaglio che a me piace sempre tanto. E tutto il vestito è fatto con queste applicazioni che io spero riusciate a vedere bene quanto sbrilluccicano dalla videocamera, perché dal vivo, cioè, fanno veramente la loro figura, e tutto il vestito sul davanti è ricoperto di queste applicazioni. E anche lui è un mini dress, anche lui ha la cernierina invisibile sul dietro. Su tutta la parte sul davanti ha la striscetta qui di silicone, che farà in modo che sia bello attaccato alla pelle, che quindi non scenda quando vi muovete. E a tenerlo così in mano, sì, effettivamente si vede che la qualità è un po' superiore rispetto agli altri, perché è bello strutturato, ha tutti questi dettagli che sono
cuciti molto bene addosso, quindi molto 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 bello questo. Sono davvero curiosa di vedere come sta addosso, quindi andiamo subito a scoprirlo. Eccolo qui, babies, indossato, e mi piace tantissimo. È un tripudio di sbrilluccichi, spero riusciate a percepirlo da lì. Mi piace la parte proprio del corsetto, anche qui sul décolleté come finisce a punta. È anche bello elasticizzato, quindi è piuttosto comodo indosso e non vedo l'ora di indossarlo per qualche cena, evento particolare. Mami? Bellissimo, ma lo vedo elegantissimo, veramente. Non lo so, anniversario, matrimonio, anniversario lo vedo bene. Io mi domando, come si lava? Quello a mano, credo. A mano, sì. Anche se sono cuciti molto bene questi qui, però effettivamente forse lavatrice... Meraviglioso. Voto? 5, idoneo. Anch'io lo adoro, 5 anche per me. No, beh, per adesso, scusami. Quello adesso... blu ti piace? Sì, quello blu è tanta roba. Non potevo non scegliere un pezzo per le mie ragazze festaiole. Infatti, secondo me, questo qui per la discoteca potrebbe starci molto bene. Si chiama Sway With You Sequin Mini Dress. Guarda. Wow, lascia stare. Questo è troppo. Questo è veramente esagerato. E il vestito in questione è questo qui. Direi che come extra ci siamo assolutamente, però secondo me se andate a ballare sotto le luci della discoteca potrebbe essere veramente una figata. Le bretelline sono ricoperte anche loro di strass, perché ovviamente non c'è abbastanza sbrilluccichio, non ci facciamo mancare niente, no? E sono regolabili e ovviamente tutto il vestito è ricoperto da queste frange di paillette. Dietro ha la cernierina invisibile e anche lui è sempre un mini dress. Dentro è comunque foderato, quindi sono sicura che sarà anche comodo da indossare, perché con tutte queste paillette se vi grattano decisamente non è un bene, però vedremo indosso se sarà comodo. Quindi nulla, andiamo a vedere anche questo vestito molto sobrio indossato. Ecco qui, babies, il vestitino indossato. E che dire, a parte che è super divertente averlo addosso, perché queste paillette fanno un gioco di movimento che è, cioè, troppo carino. Mi piace tantissimo come sta indosso, è comunque bello aderente, mi piace anche come fa il décolleté. È piuttosto corto, quindi soprattutto ai lati tenete conto questo, che vi esce praticamente quasi tutta la gamba, però sul davanti e proprio sul dietro è leggermente più lungo. L'unica cosa che ho da dirvi è che dovete fare molta attenzione quando tirate sulla cerniera che non ci sia incastrata nessuna paillette né nulla, perché altrimenti rischiate che si inceppi con tutti questi fili. Per il resto, cioè, quando ce l'avete addosso è davvero bellissimo. Mami? La adoro, il mio, bellissimo. Adesso mi sono ricordata, Valeria Marini. Aveva questo vestito. Avevo questo vestito. È bellissimo. Per la lunghezza mi sembra giusto a me. Mm-hmm. Io gli do, senza ombra di dubbio, 5. Ok. Per me, direi, per quella cosa della cerniera facciamo un 4,5 su 5. Cambiamo completamente mood e ho pescato questo qui, che si chiama Love Like This Bandage Mini Dress. Allora, questo qui l'ho decisamente pensato se magari avete un primo appuntamento da qualche parte in un ristorantino carino. Secondo me è molto sexy ma anche elegante, e si tratta di questo vestitino qui che ha il mezzo collo così, che di solito non mi fa impazzire su di me perché mi sembra sempre di avere già il collo non chissà quanto lungo. Però mi piaceva tantissimo il modello, quindi l'ho preso lo stesso. Sulla parte davanti è fatto così, con le coppette che sono preformate e leggermente imbottite, e sono fatte in satin. Poi ha le maniche che sono attaccate in modo molto particolare, perché lasciano la spalla nuda e poi parte la manica così di tulle. E il vestito va giù piuttosto lungo, non è maxi ma è midi, quindi arriva circa a metà polpaccio. Sulla parte dietro ha i bottoncini qui dietro al collo e poi ha la sua cernierina invisibile. E poi ha anche i buchettini per i pollici, che sapete che io sono ossessionata con i dettagli sulle maniche, sulle mani, guantini e cose così, quindi è un dettaglio che mi piace tantissimo. Questo qui è un po' difficile da capire come viene indossato
così tenendolo in mano, quindi andiamo subito a provarlo indosso. Eccolo qui, babies, indossato, è bellissimo, assolutamente particolare, un po' vampy, ma anche elegante, ma anche sexy, però mi piace tantissimo. Forse questo potrebbe essere un'opzione per il mio compleanno, che è a novembre, quindi direi che anche il colore e il modello con le maniche ci potrebbe stare. Mi piace tantissimo anche il mezzo collo, che di solito non adoro particolarmente, ma visto che qui è tutto scoperto mi piace e lo adoro, bello aderente, abbraccia bene le curve, bellissimo, particolarissimo, bellissimo, veramente molto sexy la vedo io. Bello, bello, bello. Che voto gli dai? 5, logico. 5 anche per me, questo proprio consigliatissimo. Passiamo al prossimo vestito, babies. Questo qui si chiama Cutie Pie Mini Dress. Oh mamma, questo così non è indossato per me, no. Sì. Questo vestitino, babies, è perfetto se volete sembrare delle caramelle. Se avete una festa a tema caramella, non lo so, però a me piaceva tantissimo. Lo sapete che ogni tanto mi piacciono le cose anche un po' strane. E quindi non potevo lasciarlo lì, e si tratta di questo abito totalmente ricoperto di tulle, quindi è abbastanza importante, in più in questi colori che decisamente non passano inosservati, senza bretelline ed è corto, è un mini dress. Dietro anche lui la cernierina invisibile, e c'è qui, io sto registrando qui che c'è mia cugina oggi come ospite speciale che mi sta prendendo in giro per questo vestito. Però secondo me quando andremo a vederlo indossato avrà il suo perché. Non ti fidi? No. Quindi andiamo a vederlo indossato. A me piace, cioè tanta roba, però mi piace. Magari se avete una festa di compleanno. Si fa il plan. Ecco qui il vestitino indossato e secondo me ha il suo perché, soprattutto con i capelli raccolti così con la coda. Cioè, è decisamente tanta roba, ma non lo so, a me non dispiace, solo che qui me lo stanno bocciando, cioè, mami? Non lo so, mi sembra, non so cosa dire. Beh, il colore mi piace, dai. No, il ok. Ma la forma, è la forma, non si è troppo gonfia, sia su sia giù, che non vado tanto matta. Però non è un vestito brutto, io gli do 4. Ah, ok, allora sì, più che sufficiente. Sì, certo, certo. Cugina? Cugina? Io gli do un 3, semplicemente perché il materiale mi sembra molto cheap e non valorizza per niente. Mi cioè, c'è qualcosa pensavo che gli dai un 2, pensavo. Anch'io, beh, però 3 è comunque più che sufficiente. Sì, sì, dai. Anche per me direi un 4 su 5. Passiamo al prossimo, babies. Questo qui si chiama Baddy Alert Mini Dress Set. No, vabbè. Ma che è? Allora, qui non approvano il mio lato più extra, però io so che voi mi capite. Cioè, se mi seguite vuol dire che mi capite. Quindi, il vestitino in questione è questo qui, nero, senza spalline, con tutta questa parte fatta in tulle nude. Quindi quando ce l'avete indosso sembrerà che qui sia tagliato e poi va giù così e in fondo ha le piume. Non ti piace? No, no, è figo. È figo, ti piace? Ok. Dietro ha anche lui la cernierina invisibile e su tutta la parte qui davanti ha la striscetta di silicone, quindi anche qui state sicuri che non scende quando camminate, vi muovete. Ma non è finita qui, si chiama set perché ci sono anche i guantini, cioè questo non potevo lasciarlo lì, guanti, piume, cioè gridava il mio nome, non potevo lasciarlo lì, quindi andiamo a vedere anche lui come sta indossato. Eccolo qui, babies, indossato anche lui, e che dire, diciamo che sicuramente non passate inosservate con questo vestito, e ho notato che non l'avevo notato prima, anche qui ha uno spacco ed è sempre in tulle, esattamente come qui, quindi riprende questa cosa. È molto sexy, ma anche particolare per il fatto dei guanti e delle piume. Io lo adoro, però capisco che non possa essere per tutti. E una cosa che tra l'altro mi ha fatto notare mia cugina è che i pollici, adesso mi avvicino così riuscite a vedere, hanno i buchi, ma sono proprio letteralmente cuciti apposta, e ci stavamo chiedendo perché,
e abbiamo capito che è per il telefono, cioè così quando avete i guanti e dovete utilizzare il telefono potete geniale tirare, questa cosa potete tirare fuori i pollici, cioè è assurdo, tutti i guanti che ho non ce l'hanno questa cosa, ma dovrebbero averla tutti, altrimenti devi proprio tirare via il guanto, che non è il massimo se sei fuori. Mami? Geniale questa cosa con i guanti, anche a me piace, però il vestito non lo so, mi sembra troppo sexy. Io gli do un 3,5. 3,5? Sì. A me piace tantissimo, per me un 5, a maggior ragione per questa cosa dei pollici. Passiamo, babies, al prossimo vestito, che si chiama Wish Upon a Star Embellished Dress, e qui mettiamo piede in un territorio ancora più extra. Ti piace? Botto. No, vabbè. Allora, il vestito in questione è questo qui. Questo non potete non vedere quanto sbrilluccica, cioè è un tripudio di brillantini. È fatto così a corsetto con le coppe preformate, leggermente imbottite, che vanno così a punta. Tutta la parte qui dove vedete queste striscette qui ha anche le stecchette dentro, quindi sta bello rigido. E la gonna, anche lei, è un tripudio di brillantini. È trasparente e ha la mutandina incorporata, non so se riuscite, ecco qui, credo che vediate benissimo. È tanta roba, decisamente, però non lo so, se trovate un'occasione giusta, massima anche per ballare, per andare a ballare, secondo me, magari in qualche locale un po' più particolare, un po' più, non so, tipo un po' più fancy, sì, secondo me ci può anche stare. Dietro ha la cerniera, magari con una scarpa, con un tacco nude, non lo so, mi piace tantissimo tenerlo così in mano, quindi voglio assolutamente andare a vedere com'è indossato, quindi scopriamolo subito. Voglio occhio a cuoricino, sembra un botto expensive. Sì. Ecco qui, babies, il vestito indossato, e non penso che abbia bisogno di tantissime parole. È veramente meraviglioso, un tripudio di brillantini, mi piace da morire. Mi stavano dicendo qui che sembra anche un po' qualcosa tipo alla J-Lo, alla Beyoncé, è vero, cioè tipo troppo extra, troppo bello. Però ecco, state attente perché comunque avete il popò abbastanza in vista, cioè questa gonnellina è trasparente con i brillantini. Ha la mutandina incorporata, nude, però dietro comunque le chiappette si vedono, però per andare a ballare, non lo so, io comunque lo consiglio perché è veramente un vestito che fa super la sua figura. Mami? Certo, se lo guardi così veramente rimani con la bocca aperta, e questi luccichini qua è pazzesco, io posso dirlo un'opera d'arte quasi questo vestito. Unica problema è quella che dietro è trasparente. Sì. Però i 5 è impossibile. 5 a prescindere. Sì, anche per me. Se vi piace il modello e siete coscienti che comunque il materiale è trasparente, siete coperti, diciamo, dai brillantini e dalla mutandina incorporata, prendetelo perché comunque è molto bello. Passiamo al prossimo, babies. Questo qui si chiama She's So Sweet Satin Maxi Dress. Allora, questo abito l'ho preso soprattutto per una ragione, non so se seguite Hailey Bieber, però lei ha un evento, ha un red carpet, ora non ricordo quale di preciso, aveva indossato questo bellissimo abito bianco e mi sono innamorata di quell'outfit. Ho visto il dupe su Fashion Nova, cioè questo è letteralmente il dupe e non potevo lasciarlo lì. E si tratta di questo abito che è senza spalline, fatto in simil seta raso e poi va giù lungo, super lungo. È molto particolare, dovrebbe cascare veramente dritto. Quindi secondo me è super elegante, mi piaceva tantissimo su di lei, sembrava veramente una divinità, quindi ho voluto averlo anch'io. Dietro ha la cernierina invisibile e stavo notando che è anche foderato, quindi anche lui sono sicura che non sarà trasparente anche se è bianco, perché lo sapete, il bianco con le trasparenze è rischiosissimo.
Però ho preso anche un'altra cosa, un accessorio da abbinarci. Vediamo un po' se potrebbe starci bene perché ho un'idea tutta strana. Allora, si chiama Keep You Waiting Fedora e non è altro che questo cappello un po' cowboy, un po' boho. Perché secondo me, se non riesco a trovare un'occasione elegante per mettere questo, potrei magari giocare sugli accessori, mettere un sacco di collane, questo cappello, degli stivali tipo Dr. Martens e farlo molto boho. Non so se magari riuscite a visionare la mia idea per smorzare un sacco questo abito, ma secondo me può funzionare. Io ho perfettamente in mente quello che intendi, secondo me spacca. Ok, allora andiamo a vedere anche lui indossato. Allora, babies, purtroppo qui siamo di fronte a un mezzo fail, perché non mi si chiude, cioè dietro non all'altezza del seno non va più sulla cerniera, quindi decisamente consigliato per le ragazze che hanno molto meno seno di me, ma veramente, cioè non più di una prima, oppure prendete almeno una taglia in più. Mi piaceva da morire ed ha anche uno strascico enorme, cioè proprio lungo, lo avrei accorciato, ma non mi viene, quindi direi un 2,5 su 5, perché la taglia, cioè, non è giusta. Di solito prendo sempre la S. Mami? L'estetica è bellissimo, i do 5 per l'aspetto fisico, perché un po' non piacere un vestito così, peccato che è stretto su in alto, quindi sono d'accordo con te. 2,5 per quel problema. Passiamo, babies, all'ultimo pezzo di questo haul. E se sarà bello come lo era sul sito, potrebbe essere una delle opzioni per il mio compleanno, spoiler, perché mi piaceva veramente troppo, e si chiama Diamonds Are Forever Maxi Dress. Allora, babies, il vestito in questione è questo, e già dallo scollo vedete che è tanta roba. È fatto a sweetheart, ma molto particolare perché ha tutte queste curve rientranze sullo scollo, e qui davanti c'è il tulle, che comunque sembrerà indosso che appunto sia tagliato, non abbia niente. Sulla parte qui ha tutti questi strass cuciti e all'interno ha la striscetta di silicone, quindi siete anche sicuri che non scivoli verso il basso. E poi è un maxi abito, questo qui va veramente fino a terra e oltre. Su un lato ha anche uno spacco bello profondo, mentre nella parte dietro c'è anche qui del tulle, quindi è semi trasparente e ha la cernierina qui nel centro. Oltretutto, dove vedete queste cuciture, ha proprio le stecchette all'interno che lo tengono bello rigido, un po' simil corsetto. Voglio subito andare a vederlo indossato e capire se mi sta bene o meno. Eccolo qui indossato, bellissimo, elegantissimo, ma lo adoro. Questo sì, potrebbe essere assolutamente una delle opzioni per il mio compleanno. Adoro soprattutto questa parte dello scollo che rende il vestito particolare. Mi piace che lo spacco vada così in alto, esce tutta la gamba quando camminate, però non è troppo in alto che rischiate che si veda l'intimo. L'unica cosa è che è veramente lungo, lo trascino per terra e credo che lo trascinerei per terra anche con un tacco, quindi io personalmente lo accorcerò, però questo vuol dire che comunque, se siete più alte di me, vi andrà bene lo stesso. Mami? Ma quanto è bello questo, cioè sono rimasta a bocca aperta. Bellissimo anche del compleanno. Sì. Questo sì, potrei indossarlo. Sì, certo, questo merita più di 5, è logico, 5. Quindi sì. 5 lode. Sì, certo. Pensavo che il pacco fosse vuoto e invece mi stavo dimenticando di questa cosa qui, che è un accessorio. Non c'entra molto con i vestiti che ho preso, nel senso, potrei indossarlo con tanti di quei vestiti, però l'ho preso proprio separatamente perché mi serviva. E si tratta di un paio di scarpe. Ci credete che io non posseggo delle décolleté classiche bianche? Ce le ho nere, ce le ho nude, ce le ho rosse,
ma non ce li ho bianche. Tante volte con i vestiti bianchi stanno bene delle scarpe bianche, quindi ho visto queste davvero molto classiche a punta di questo bianco ivory. Hanno anche il tacco che è piccolino, è un kitten heel, quindi perfette anche se devo camminare un pochino. E ho preso una taglia 6 che nelle taglie americane dovrebbe corrispondere al 36. Io ho già altre scarpe di Fashion Nova, ho preso il 6, di solito porto il 36 e mi vengono perfettamente. Quindi ora ufficialmente il pacco è vuoto, e se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi, babies, questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i true babies che guardano il video fino alla fine e non mi abbandonano fino alla fine. Fatemi anche sapere qual è stato il vostro pezzo preferito. Io vi ricordo che vi lascio giù nell'info box il link al sito ufficiale di Fashion Nova e i nomi di tutti i modelli che vi ho mostrato. Vi lascio anche il mio Instagram e il mio TikTok, venite a fare un salutino anche lì, mi fa sempre sempre super piacere. E nulla, io vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! Mi sembra professional.